Ecco, quello che mi ha colpito, Biglino, è che lei dice che noi possiamo leggere quanto lei dice da qualsiasi Bibbia che abbiamo in casa, cioè da una Bibbia, da quella Bibbia che è in circolazione, quella che è in commercio. Ci fa un esempio? Sì. Questa qui è una Bibbia edita dall'edizione San Paolo, quindi una delle Bibbie di quelle in commercio che abbiamo in casa. Siamo nel libro dell'Esodo e, per esempio, prima accennavo al fatto che lui equiparava l'offerta dei cuccioli di animali e dei cuccioli di uomo. E qui nel capitolo 22 dice appunto: non tarderai a fare l'offerta, mi darai il primogenito dei tuoi figli, così farai del tuo bue e della tua pecora, cioè primogenito dei figli, esattamente come il primogenito del bue e della pecora. 7 giorni sarà con sua madre e all'ottavo giorno lo darai a me. E perché lo darai a me? Prendiamo un altro esempio da un'altra delle Bibbie che abbiamo in casa, quindi tutte Bibbie che abbiamo tutti a disposizione. Quando lui, per esempio, nel libro di Ezechiele ricorda col profeta Ezechiele appunto il periodo in cui dava quegli ordini che ho appena letto adesso, e dice: io diedi loro perfino delle leggi non buone e dei precetti per i quali non potevano vivere. Li contaminai con i loro doni quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito, e li ho contaminati per colpirli duramente affinché conoscessero che io sono Yahweh. Quindi questo è nelle Bibbie che abbiamo in casa, basta leggerle attentamente, e ovviamente di passi così ce ne sono tantissimi. Io non faccio altro che, con le traduzioni letterali, avvalorare in alcuni casi, perché poi ci sono delle Bibbie che in realtà hanno edulcorato questa traduzione, nel senso che l'hanno trasformata in modo che non si capisse, ma invece però ci sono le Bibbie, come quelle che ho letto adesso, dove tutto è già chiarissimo, e poi ovviamente ci sono altri passi dove allora io riporto il significato letterale, sono molti altri passi dove queste cose si capiscono ancora di più. Torniamo sempre a ciò che possiamo magari leggere a livello letterale. I giganti, sì. I giganti di cui si parla? Sono i Nefilim. Quelli che la Bibbia chiama Nefilim, sì, sì. O Anakim, cioè figli di Anak, quindi discendenti di questo Anak, e li chiama anche in altri modi Refaim, Emim, Zamzumim. E la prima volta li incontriamo nel momento in cui il popolo che si trova nel deserto deve iniziare la conquista della cosiddetta terra promessa. Allora viene mandata una piccola pattuglia di esploratori che hanno il compito di vedere, insomma, di vedere e descrivere le caratteristiche del territorio e delle popolazioni contro cui dovranno andare a combattere. Loro ritornano e fanno la loro relazione, quindi dicono tutto ciò che hanno visto, e dicono anche: in più abbiamo visto che ci sono ancora i figli di Anak. E dice quel passo della Bibbia: noi ai loro occhi ci vedevamo come locuste, e loro ai loro occhi ci vedevano come locuste. Come locuste non intese in senso numerico, perché loro erano 12 e quindi ovviamente non erano numerosi, in sostanza, ma come locuste in termini di statura. E in sostanza alcuni di questi esploratori chiudono la loro relazione in sostanza consigliando di aspettare ad attaccare. Tra l'altro la cosa curiosa è che, siccome questa indicazione crea paura tra il popolo, beh, dopo poco questi che hanno creato questa paura tra il popolo dicendo la verità vengono ammazzati, perché ovviamente non si poteva andare contro gli ordini di Yahweh, non si poteva certo diffondere il panico tra il popolo. Comunque la prima volta li incontriamo lì, poi la Bibbia li nomina altre volte, li chiama appunto i Nefilim, che i greci hanno tradotto con gigantes, cioè giganti. Gigante. E in due passi dice addirittura che questi giganti avevano 6 dita per ogni arto, cioè erano dei giganti esadati. E l'autore biblico, per essere sicuro di non essersi sbagliato e di farsi capire dal lettore, dice che avevano 24 dita in tutto. Non solo dice che avevano 6 dita per ogni arto, ma dice 24 dita in tutto. C'è un'altra cosa, Biglino, che mi interessa. Anche questo ovviamente nella Bibbia che abbiamo in casa. Nelle Bibbie che abbiamo in casa, quindi le possiamo leggere tranquillamente. Anzi, le dobbiamo leggere. Le dobbiamo leggere. Ecco, prima lei, parlando del diluvio universale, ha detto: ma questo diluvio non fu affatto universale.
Quindi di che cosa si trattò esattamente? Fu qualcosa di naturale? Allora, dico che appunto non fu universale perché, come ho detto, ho ricordato prima, Noè appena torna sulla terraferma trova moltissimi animali da sacrificare, certo non ha sacrificato quelli che con tanta fatica si era tenuto per un po' di mesi nella sua arca, e quindi evidentemente insomma era pieno di animali attorno che erano lì disponibili. Peraltro la Bibbia dice anche chiaramente che il diluvio fu il risultato di una decisione presa, diciamo, dagli Elohim, che hanno deciso di produrre questo evento proprio per eliminare quella razza imbastardita di cui parlavo prima, cioè il frutto dell'incrocio tra gli Elohim e le femmine Adam, perché quella razza imbastardita, insomma, stava compiendo tutto, diciamo così, aveva un tipo di vita che non piaceva ai capi, tanto per semplificare. E quindi decidono in realtà di distruggerla allagando tutto quel territorio in cui questi abitavano. E tra l'altro, se si legge attentamente la Bibbia che abbiamo in casa, ci accorgiamo che il diluvio non inizia per la pioggia che arriva dall'alto, ma inizia per acqua che arriva dal basso, e dice dopo che loro hanno aperto le cateratte, quindi hanno aperto le saracinesche di una diga, l'acqua è arrivata dal basso, ha allagato tutto quel territorio, ha ucciso tutti quelli che c'erano, salvo quel gruppo che loro hanno deciso di salvare, ma è ovvio che al di fuori di quel gruppo c'era ancora tutto il resto della popolazione umana e tutto il resto degli animali che ha vissuto tranquillamente senza essere toccata dal diluvio. Quindi fu un atto deliberato. Un atto deliberato. Per distruggere una particolare, diciamo così, razza o genia o gruppo di cui non piaceva lo stile di vita, che viveva in un territorio. Ecco, ma c'è qualche esempio? Stile di vita, cioè che cosa non andava? C'era qualcosa in particolare? Ma insomma, dal punto di vista, cioè, compivano tutta una serie di azioni, e soprattutto questi Elohim stavano trasferendo alle femmine Adam una serie di conoscenze che in realtà non dovevano essere trasmesse, perché gli Adam andavano tenuti ancora sempre sottomessi. Ho capito. Quindi anche allora un problema di conoscenza che non deve essere esattamente diffuse. Ma che poteva anche essere un problema di conoscenza anche molto pratico, sì, perché sì, se sì, leggiamo sì. Nei libri per noi considerati apocrifi vediamo che loro stavano trasmettendo una serie di conoscenze relative proprio anche alla vita pratica, alla vita quotidiana, quindi un saper fare pratico, proprio un know-how non relativo alle grandi conoscenze spirituali, ma proprio al come agire costantemente giorno per giorno proprio nella conduzione normale. Sì, quindi avere anche più autonomia, nelle azioni, esatto, nel fare. Esatto. Altra cosa importante, sembra che saltiamo un po' di palo in frasca, ma ci sono delle cose comunque importanti. Il concetto di Eva mitocondriale. Che cos'è? Allora, dicevamo prima che nella Bibbia pare di poter ricavare che questi signori hanno fatto più interventi. Quindi potrebbero aver fatto un primo intervento che era quello fatto sugli ominidi, per semplificare, e per arrivare a produrre quindi la specie Homo sapiens. Per questo non abbiamo ovviamente delle date. Però c'è un fatto molto curioso: se mettiamo assieme i racconti sumero-accadici, mettiamo assieme questo racconto biblico quando lui dice che appunto fecero la razza umana, dando il compito alla razza umana di riprodursi, dobbiamo pensare che i genetisti, e qui parlo della scienza ufficiale, collocano intorno al 200-250 mila avanti Cristo la presenza di quella che loro chiamano Eva mitocondriale, cioè i genetisti la chiamano così. Perché? Cioè, in sostanza sarebbe la prima femmina che ha cominciato a trasmettere i mitocondri alla nuova specie, no? Che poi è diventata Sapiens, 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 eccetera. E perché la nuova femmina che ha trasmesso i mitocondri? I mitocondri sono delle particelle, in realtà sono dei batteri modificati, che si trovano dentro le nostre cellule, che sono quelli che respirano per noi. Nel senso, su quelli che ricevono l'ossigeno e insomma producono l'ATP, insomma le particelle di energia grazie alle quali poi noi viviamo, che vengono usate dalle cellule. Se questi mitocondri si mettono in sciopero, noi moriamo tutti asfissiati, tanto per capirci. Il loro patrimonio genetico non dipende dal patrimonio genetico delle cellule, ma viaggia per conto suo, e i mitocondri possono essere trasmessi solo dalle femmine, perché sono grandi, non entrano nello spermatozoo, quindi nessun maschio può trasmettere i mitocondri, ma soltanto le femmine.
E quindi quando i genetisti parlano di Eva mitocondriale intendono dire la prima femmina dalla quale discendono le femmine poi dell'Homo sapiens e da cui quindi derivano tutti i mitocondri che tutti noi abbiamo dentro le nostre cellule. Allora, se noi mettiamo assieme le due cose, potremmo pensare che un primo intervento di questi signori potrebbe essere stato fatto proprio nel momento in cui i genetisti riconoscono esserci stata, o ipotizzano esserci stata, una prima Eva mitocondriale, cioè quella forse prodotta da loro. Anche perché i nostri cugini primati hanno 24 coppie di cromosomi, noi ne abbiamo 23, e un passaggio simile in natura è pressoché impossibile senza che la specie scompaia, e quindi forse l'anello mancante che non si trova... Non è la domanda successiva che volevo fare. Allora sì. Facciamo che rispondere, okay. Probabilmente non si troverà mai, perché forse non c'è, perché forse c'è stato proprio un salto prodotto da un intervento di ingegneria genetica. E quindi forse per questo che si trovano tutti meno che l'anello mancante. Probabilmente non si trova perché forse non esiste, forse questo passaggio da 24 a 23 potrebbe avere questa spiegazione. Se la scienza, non dico accetta, perché non c'è nulla da accettare, ma quantomeno ritiene valida l'ipotesi e comincia a percorrerla senza pregiudizi dogmatici, perché il dogmatismo purtroppo spesso non c'è soltanto nelle religioni, ma c'è anche in certe parti del pensiero scientifico. Beh, se la scienza comincia a cercare in altre direzioni, chissà, forse potrà trovare risposte inattese, e speriamo che prima o poi lo faccia, perché io non sono un genetista e quindi sono un assoluto ignorante in quel campo. Spero che quelli che sanno si dedichino agli studi per aiutare tutti noi a capire. Quindi lei si augura che la Chiesa faccia la Chiesa, ma anche la scienza. La scienza, finalmente cominciamo, esatto, a dire le cose come stanno. Prima di arrivare alla fine, perché poi c'è una domanda che io mi pongo, ma penso che chiunque si possa porre, perché gli Elohim avevano bisogno di oro? Dunque, qui ci sono le ipotesi tipo quella di Zaccaria Sitchin, sì, esatto, che dice che ne avevano bisogno perché lo dovevano nebulizzare nella loro atmosfera. Io ovviamente, per dire questo, non ho nessun elemento in tal senso, perché la Bibbia non ce lo dice. Diciamo che l'oro è sicuramente un metallo particolare che ha una grandissima importanza nella tecnologia, e quindi chiaramente, insomma, chi è tecnologicamente evoluto ha bisogno anche dell'oro, così come di altri metalli, di altre sostanze minerali. Pensiamo ad esempio che appunto l'oro è una sostanza che non facilita per esempio la proliferazione batterica, e quindi il fatto che per esempio la casa, la dimora di Yahweh fosse rivestita in oro potrebbe essere spiegabile anche da questo punto di vista, perché voglio dire, certamente questi colonizzatori dovevano stare molto attenti alle contaminazioni batteriche che potevano derivare non dal contatto con gli Adamo, cioè dal contatto con noi. Una cosa curiosa c'è nella Bibbia, molto curiosa. Quando Yahweh dà ordine a Mosè, dà incarico a Mosè di portare via questa gente dall'Egitto, nella Bibbia c'è scritto che fa dare ordine a tutti questi individui di farsi consegnare dagli egiziani la maggior quantità di oro, non solo, anche di altri metalli, la maggior quantità di oro possibile. Ora, intanto questo ci fa capire che non erano schiavi, perché nessuno schiavo può immaginare di farsi consegnare oro dal suo padrone, quindi evidentemente questi avevano dei beni, delle proprietà che possiamo immaginare hanno venduto in cambio di vasellame d'oro, e difatti si sono portati via diverse tonnellate, la Bibbia lo contabilizza quest'oro, si sono portati via diverse tonnellate di oro, tra l'altro in forme non neppure facilmente trasportabili, perché potevano essere vasi, piatti, eccetera, insomma, quindi voglio dire, con un dispendio energetico e un'organizzazione molto, molto accurata. E quello che appare chiaro nella Bibbia è che a un certo punto Yahweh utilizza Mosè per sequestrare tutto l'oro di questi qui, cioè glielo portano via tutto. Parte con un sistema contabilizzato e forse parte col sistema del vitello d'oro, diciamo così, gliel'hanno fatto sparire senza che loro se ne accorgessero. E tutto l'oro viene tutto concentrato nella dimora di Yahweh. Quindi tutto l'oro viene preso da chi comanda. E loro si sono trovati in sostanza spogliati. Ora, se noi pensiamo che per vivere in quei territori bisognava vivere uomini e animali, avere accesso ai pascoli possibili e alle sorgenti possibili,
e i pascoli e le sorgenti, come sempre accadeva in quei tempi, erano sotto il controllo delle tribù che governavano su quei territori, avere accesso ai pascoli e alle sorgenti significava dover pagare. Quindi chi non aveva soldi per pagare, perché si trovava immediatamente isolato. Quindi tutti i sistemi per gestire la cosiddetta ricchezza, che era anche possibilità di vita, sono stati concentrati nelle mani di Yahweh, Mosè, Aronne e i pochissimi della loro famiglia, che quindi si sono presi in sostanza tutto. Ecco, questo amore per l'oro e questo volerselo accaparrare, le risulta presente anche in altre culture o era una caratteristica? No, l'oro è un minerale, un metallo ovviamente importantissimo per tutte le culture. Per tutte le culture. Tant'è che se si parla, quando si parla spesso dell'età dell'oro e viene considerata l'età mitica, beh, sempre in questa ipotesi, diciamo così, di riscrittura della storia dell'umanità, si dice che l'età dell'oro, sempre viene raccontata, era l'età in cui gli uomini avevano comunanza di vita con gli dèi. Con gli dèi. Ecco, quindi questo vuol dire che probabilmente c'era un'età in cui l'oro era, poi l'oro è rimasto importante, ma l'oro era importante. Loro interessava i cosiddetti dei ed era proprio il periodo in cui gli dei circolavano sulla terra e avevano rapporto personale con gli uomini. Accettando tutta questa visione che comunque viene fuori da quanto ci siamo detti, e comunque rimane porci la domanda, la nostra relazione veramente col creato, veramente con qualcosa che di trascendentale. Questo riguarda la fede. Faccio un esempio. Se anche fosse vero tutto ciò che io dico, se un giorno si dimostrasse che è vero, tutto ciò che io dico sempre faccio finta che, no? Si sposterebbe solo di un passo indietro il problema, cioè la domanda fondamentale. Nel senso, se è vero che questi sono degli alieni che sono arrivati sulla Terra e hanno fatto ciò che hanno fatto, allora la domanda è: chi ha creato gli alieni? Da dove arriva? A questo però risponde soltanto la fede. Io della fede non mi occupo, dico sempre anche che per una persona di vera fede ciò che io dico non deve e non può costituire un problema, perché se lui crede che esista un Dio creatore, quel Dio esiste comunque per la persona di fede. E se gli alieni sono veramente arrivati qui e hanno fatto ciò che possiamo ipotizzare, beh, per una persona di fede questi alieni sono degli individui, anche loro figli di Dio, che fanno parte del disegno provvidenziale di Dio, che Dio ha fatto in modo che loro arrivassero qui per dare un colpo di acceleratore all'evoluzione dell'umanità, eccetera, eccetera. Io di questo non mi occupo. Io racconto ciò che c'è scritto nella Bibbia, la Bibbia ci racconta quella storia lì. Ciò che c'è prima di quella storia appartiene alla fede, appartiene alla teologia, appartiene alle dottrine esoterico-iniziatiche, a quel che io racconto la Bibbia. Certo. Peraltro ricordo che in una intervista all'Osservatore Romano, padre Jorge Gabriel Funes, che è il direttore della Specola Vaticana, quindi diciamo di quell'organismo dei gesuiti che controlla anche i due osservatori astronomici che hanno in Alaska e in Arizona dedicati per la loro parte, la parte dei gesuiti, allo studio della vita extraterrestre, ricordo che in una intervista pubblicata dall'Osservatore Romano, padre Funes disse appunto: beh, gli alieni sono i nostri fratelli e dobbiamo prepararci ad abbracciarli prima o poi. E quindi evidentemente, diciamo, c'è qualcuno che sa che forse queste cose sono vere e prima o poi magari chissà ci verranno dette. Però ripeto, la fede è un discorso diverso. Qui parliamo di un libro che forse ci racconta una storia, se invece ci ha raccontato delle favole ne prendiamo atto. Le faccio io personalmente questa domanda, quindi nel senso che interessa a me personalmente, poi se interessa anche ad altri sono molto contento. Quindi alla luce di queste sue traduzioni, noi dobbiamo rivedere completamente il nostro modo di pensare, il nostro modo di non farci influenzare più di tanto da questa, da quanto poi interpretato dalla Bibbia. Cioè dobbiamo essere più aperti a noi, più liberi. Liberarci un po' di tanti schemi mentali, libero pensiero da tutta quella mole di, non so, è una parola brutta ma non so come altro definirlo, di illusioni che sono state create partendo da quel libro, da false certezze anche, da false certezze che sono state create. Dobbiamo renderci dipendenti, vivere, essere capaci di vivere in un modo etico, ma seguendo un'etica laica, che è possibile perché non è indispensabile la presenza
diciamo, di un Dio. Io non la sto negando, perché io di Dio non so nulla e di Dio non parlo mai, proprio perché non ne so nulla, quindi ascolto quelli che sanno o dicono di sapere. Però io dico che è possibile per l'uomo vivere secondo un'etica laica, cioè secondo delle regole che noi possiamo essere in grado di darci da soli, e la cosa effettivamente c'è, perché sono moltissimi gli appartenenti all'umanità che vivono secondo regole laiche. Il discorso della religione è diverso. È diverso. Vabbè, io la ringrazio naturalmente della sua disponibilità, di tutto quanto ci ha detto. Mi auguro di ritrovarci magari in un'altra occasione per approfondire qualche altro argomento. So che lei sta scrivendo altri libri, magari. Sì, non li ho finiti, altri li ha finiti, perfetto. Quindi magari ci ritroveremo per approfondire ancora qualche concetto importante. Grazie a voi. Grazie Lino, buona giornata, grazie.